La storia del film era semplicissima. Due fratellini che giocano. All'ultimo momento, però, il fonico mi ha dato buca. Oh, dove sei finito? Ma è un'ora che ti aspettiamo. Abbiamo già cominciato a girare. Mi dispiace un casino, però te l'avevo detto. Ma avevi detto che il progetto ti piaceva. Che se c'era un lavoro pagato lo prendevo. Ma mi lasci così, scusa. Ma vaffanculo, va! Un po' di musica? Bello, no? Peccato che alla terza inquadratura il bambino si è scocciato. Allora ho scritto un'altra storia. Senza bambini, eh? Ho chiamato un altro fonico. E ho cominciato a girare. Alberto! Non mi riconosci? Sono Giorgio! Era la storia di uno sconosciuto che si installava in casa di Alberto, spacciandosi per un suo caro amico. Ah, finalmente un po' di riposo. Quanto paghi d'affitto? Ciao! Ciao, Giorgio! Linda! Sì? Davide, sono io! Erano tre giorni che aspettavo questa telefonata. Stop, fermiamo tutto, rifacciamo. Ti hanno preso per la pubblicità dei Kinder. Devi stare tra un'ora a Cinecittà. E fatti la barba, eh? Ma nel cinema nessuno è insostituibile. Giorgio, Linda. Piacere. Stavo dicendo ad Alberto che avete una casa meravigliosa proprio. Grazie, dei miei. Anch'io avevo una casa molto bella qualche tempo fa. Poi un incendio, andavo tutto quanto a fuoco ed eccomi qua. E adesso? Adesso sto cercando un alberghetto, sto cercando... No, scusa. E adesso? Il nuovo Giorgio si chiamava Pasquale. Era un amico di Tina, l'attrice che interpretava mia moglie. Di lui sapevo solo che era di Matera. Non è che tante volte... Sapete, un alberghetto, una pensioncina per passare la notte, insomma, a basso costo. Ah, potresti rimanere da noi. Davvero, dici? Io non voglio dar fastidio a nessuno, sia ben chiaro. Pasquale non aspettava nessuna telefonata dal suo agente. Anzi, lui l'agente non ce l'aveva nemmeno. Con lui il problema fu diverso. 4-1 prima. Azione. Nessuno di noi sapeva che poche settimane prima Pasquale e Tina erano finiti a letto insieme. Per Tina era stata una storia come un'altra. Ma Pasquale... lui si era innamorato. Oh! Perché ne fai? Oh! Perché la fai? Cretino! Vattene fuori! Di merda! Fuori dal mio film! Fuori dal mio film! Che puttana sei, Ho detto fuori dal mio film! Via! Comunque per me il suono era buono. In Colombia ci sono stato pochi giorni prima che facessero fuori Escobar. Dovevo fare un reportage sul narcotraffico. C'era un casino. Linda? Rilassati. Improvvisamente mi resi conto che c'era qualcosa che non funzionava. La moglie di Alberto non si sarebbe mai innamorata di un Giorgio interpretato dal fonico. Così decisi di cambiare una cosa. In Colombia ci sono stato qualche giorno prima che facessero fuori Escobar. Dovevo fare un reportage sul narcotraffico. Linda! Sì, ma anche così c'era qualcosa che non mi tornava. E allora ricominciamo da capo. Alberto! Non mi riconosci? Sono Giorgio. Come si deve, aspetto il signore. Qui, con gentilezza, le chiedi, cioè gli chiedi, alle tre. La prendi con uno scherzo, lo dici proprio. Ma mi stai prendendo in giro, dai, capito? È importante, eh?
Poi qua introduciamo. Proviamo.